Mi si sente doppio? Devo capire, Devo capire solo questo, ragazzi. Mi si sente doppio? Prova. Sì. Allora aspetta, risolvo. Vedda un attimo. Cos'è Guendo? Siamo tutti un po' più italiani, ragazzi! Viva l'Italia! Viva il tizio qualunque! Viva Spider-Man! L'Italia che non si arrende! L'Italia della gioventù! L'Italia del rispetto! Del lavoro! L'Italia che non si arrende! Diciamocelo! L'Italia! Italia rossa, no? Ho sbagliato l'Italia! L'Italia democratica, ecco, questo volevo dire, ho sbagliato! Ma ci siamo! Noi ci siamo! Italia! Tizio! Tizio! Aiutaci! Aiutaci a sconfiggere le destre! Tizio, aiutaci a sconfiggere le destre! Solo io e te ce la potremo fare, tizio! L'opposizione riparta dal tizio qualunque! Da Dada, da Nanni, da Volpe, da Mase, da Vence, da Panetti, insomma dalla Tomodachi! Fondiamo un partito, il partito degli streamer, il partito della Tomodachi, il mio programma, ragazzi. Prime gratis per tutti, a vita. Pace, amore, 5.000 euro appena si raggiunge 18 anni, 10.000 euro appena si raggiunge 20 anni. E se fate un bambino, casa gratis! Datemi il voto! E poi avrete un tizio qualunque portatile! Attenzione, tizio qualunque, il ministro della pace mi sta chiamando! Tizio! Tizio! Facciamo un governo, tizio! Partiamo, Francesco! Vai, ministro dei fumetti, vi promettiamo il ministero dei fumetti. Cultura per tutti. Esatto, che cazzo sta succedendo mai? Io vedo... Mi ha contattato uno su Instagram e mi fa: guarda la live di Dario. Arrivo, ci sono 3 miliardi di facce mie. Che cazzo succede? Stiamo eleggendo i ministri in questo momento, tizio. Te sei il ministro della cultura fumettistica. Attenzione. Basta che non ci sono i fascini in merda! Non ci sono, non ci sono, tizio, non ci sono in questo governo. Adesso Dada, spam di Dada. Addio lo schermo. Spam di Dada, ragazzi. Dada, ministro del turismo. Nanni. Spam di Nanni. Nanni, ministro delle pari opportunità. E non parlo di uomo e donna. Lasciamo perdere. Infine Volpe, ministro della figa, vai! E infine Mase, ministero della difesa, ministero della difesa. Oddio, quasi livello 14, ragazzi! E Panetti, ministro dei trasporti. Così a caso, dei trasporti, perché bambisci, dei trasporti, energie rinnovabili. Benz, ministro della musica. Bene, ragazzi, sigla Reddit e poi si parte con il Reddit. Sono in live. Oggi è domenica, è il giorno del Red. Il vostro? Arredi
Eccoci qua. Oh, no, Nico Pertici mutato godo, sei una merda. Allora, ragazzi, innanzitutto, come si mette il tema scuro qua? Dai, sono finiti gli stimoli, non so cosa fare ora, lo so, ma devo accedere. Ah, eccolo, perfetto. Oh. Allora, oddio, cazzo, non me ne ero nemmeno accorto. Si va in un letto? No, si fa la fan art di Rush e Darius Isaac. Cazzo, Kirtar, bellissima, bellissima, ma poi Rush uguale, cazzo. Metti più votati, dai, avete ragione. No, di oggi, della settimana. Merda! Vabbè, vabbè, la vedremo dopo, tanto. Ciao, raga. Mi dispiace dover ripostare avendo aspettato una settimana, ma ecco di nuovo il mio disegno per il contest Dolly, gli ormai eroi di Lost in Tokyo sotto forma di spiriti. Ok, sì, questa me la ricordo molto bene. Fu molto carina, bello anche il mock-up che hai fatto sulla felpa. Comunque dopo la vediamo, non vi preoccupate, tanto è... quando scendiamo la troviamo. Questo chi è? Tra l'altro Ricciotti? Sì, sì, con l'obiettivo sulla testa. Fighissima questa. Fighissima davvero, grazie mille Westerman, bella. Bello anche Chip e Scheletro, ci sta. Oddio, Solar! Ah no, non è Solar, sembrava! Doodle Guy, la spesa col riso, 3D Clay Animation, visto appressamente ricevuto l'ultimo posto di qualche tempo fa, ho fatto una piccola animazione loop in 3D per ricordare un momento la maratona dello scorso anno, con qualche render aggiuntivo, spero vi piaccia. Bella, quando io e Riss siamo andati a fare la spesa al supermercato insieme. Momento assurdo dove poi ci siamo dimenticati il cellulare sui ripiani. Bellissima, certo che mi piace. Troppo ganza. Belle anche le scarpone, tutto uguale. La barilla. Ottima reference anche questo, il pigiama. Hai preso tutto. Tutto proprio, perfetto. Dicono telefono. E non c'è niente dal telefono, ragazzi. Non c'è nulla. No, la shit. Ah, minchia, no, perché prima Tizio mi ha scritto telefono, vai sul telefono, telefono, telefono. E ho dovuto rispondere al telefono e c'era Tizio. Io pensavo fosse la... Ah, invece stavate citando il momento del telefono. Cioè prima Tizio ha detto scritto proprio telefono e tutti telefono, telefono, telefono. Ho risposto a Tizio. Pensavo fosse Dada stavolta. Vabbè, comunque andiamo avanti. Il vostro amichevole Rita Levi Mortal Kombat riesuma questa vecchia fanart. All'epoca Dario streamava ancora da casa dei suoi. Lo sai che me la ricordo, Rita? Questa me la ricordo davvero. Stand name, Lose Yourself to Dance. Me lo ricordo ancora, Cesare Andala. Me la ricordo molto bene. Grazie di averla rievocata. Hai fatto bene a rievocarla adesso, che la community è sicuramente più grande. Dai, primo posto su Reddit. Questa è la mia proposta per il contest di Dolly. Ciao e buon Reddit. Ciao anche a te, Lucky Menu, per l'abbonamento. Comunque fighissima anche questa, sì, con i Black Lotus, che tra l'altro fu, insieme al Giappone, uno degli elementi ricorrenti delle vostre grafiche. È stato molto curioso scoprire questo. Eccola qua. Questa in bianco e nero e questa colorata. Fighissima comunque, con tutti i boss. Tra l'altro è l'oggetto che odio di più, è l'oggetto che ama più Rush. Madonna, guarda tutti i boss intorno. Veramente fighissimo. Veramente super super figo. Ho voglia di ritornare a fare un altro set di carte col cazzo. Però veramente clamorosa Kirtar. Comunque troverete un sacco di carte di Kirtar all'interno del set. Soprattutto un paio sono veramente straordinarie, anche in grado di trama. Quindi... vi raccomando, un scatto flash per ordinare, perché questo è uno dei nostri artisti della lore. E con il suo stile particolare sarà farsi veramente ben volere in questo set. Eh sì, va bene. Pronti per il debutto di Gyo-chan. Boia, Seva. Grande, Gyo-chan Follies. Ho voluto rappresentare me stesso nei panni di Topolino, mentre vengo guidato da Papa Dario nel suo fantastico mondo. Con questo disegno ci tengo particolarmente a ringraziarvi per tutti i preziosi consigli, fumetti, film, videogiochi che mi accompagnano ormai da diverso tempo. Grazie, grazie mille. Michele, ti abbraccio veramente forte. Continua a disegnare. Grazie di cuore. I dettagli, i particolari, tutto quello che di cui ho parlato nel tempo. Eccoci di nuovo. Cico ordinario. Ora c'è questo. Long Comune. Meta Universum. Bello qui siamo. Interessante. Maru Shibasu. Multiverso. Vabbè, Evangelion poi. Cos'è questa roba? La sigla, addirittura la sigla. Grazie DosaFox di aver partecipato così, in maniera accesa, a questo meme del tizio qualunque nel multiverso. 13 anni di lavoro buttati al vento per colpa di un toscano che piscia sui tavoli. Scopre la fondazione di promuovere l'immagine dell'Italia in Giappone e del Giappone in Italia e sviluppare e approfondire le relazioni tra i due paesi. Comunque non credo di aver distrutto troppo, dai. È la relazione che c'era tra Italia e Giappone. Keep watching. Madonna, è inquietantissimo però. Questo ciuffino è un po' la versione 3D
del mio logo. Gabriel Polity. Ah, non me l'avevi fatto vedere questo Gabriel. Dogma. Sì, sì, sembra un po' Dogma di Isaac. Credo sia quella l'ispirazione. Piccola interruzione. Vediamo. Exit poll danno il centro-destra al 41-45%. Poi torna anche Berlusconi. Torna Berlusconi. Io l'ho visto crescere Berlusconi. Weird. Ciao ragazzi, eccomi qua. Ho mi soccato addosso. Diminuito. Decrescere. Berlusconi, ragazzi. Mi tocca risentire Berlusconi. Madonna, ci sta, eh. Sono veramente curioso di sapere che fine farà in questo governo Berlusconi. Se non litigano prima, lo fanno cadere prima nemmeno di iniziare. La spesa col riso, 3D, clean image. Ah, questo l'ho però già visto. Ah, questi sono... Ah, i modelli. Il posto 2 su 2, vedi? I modelli in T-pose, fighissimo. Presidenza del Senato, io aspetto. Bellini loro. Eh sì, siamo ancora così, io e Pina. Solo che siamo sposati adesso. Basta. Quando torni al Giappone per la prima volta, video e macchia. No, mai wa! Macchia latte, san. Allora, ciao ragazze, benvenute. Mamma mia, sto video, io non voglio mai più vedere questo video. Oggi volevo farvi vedere cosa ho comprato in Giappone. Ma poi perché tutto il rave? E ho preso questi Twin Bone, sono molto buoni. Qui c'è scritto Omosika Idi Oa, che vuol dire il budello delle vostre madri. E e ora andiamo all'assaggio. Ti sto imitando quelli che comprano gli oggetti, i cibi, in Giappone li mostrano. Ah, credo, non so di quando è sto video, 7 anni fa minimo. Vedete? È molto buono perché in Giappone tutto è meraviglioso. Attenzione. Molto buono perché in Giappone tutto è meraviglioso e buono. Certo. Un bacio. E lei è casa dei miei. Della vostra amica. Prendi per il culo il Giappone, minchia, ci sta. Prendo per il culo tutti da sempre. Ciao amici, mi dispiace repostare. Matcha latte si chiama. È invecchiato molto bene, Dario. Grazie. Ciao amici, mi dispiace repostare, ma volevo condividere con voi anche le vecchie versioni e fasi del mio signorino design per Dolly Noir. Ok, come ha fatto a vincere, non a vincere questa fanart? Ce ne sono di meglio, ahimè. Però ho scelto quelle che reputavo io almeno migliori. Il successo è dato la testa e hai perso i rapporti, ma non credo. Forse era design per rinnovare il Dario Mochi, essendo stato davvero difficile riuscire con le palette di colore. Vi lascio il mio Instagram. Hai fatto varie versioni di palette. Ma no, questo è uno yokai, cioè un mostro enorme. Anche qui il Tengu sempre. Cioè, ci sono io versioni tra l'altro samurai col kabuto in testa. Team ghostati su Instagram. Sì, siete molti. Grazie di cuore comunque, tesoro. Wave morta? Non lo so, ci provo lo stesso. Aspetta, faccio come lo vuoi. Come lo vuoi? Chi sta seguendo basta, Babbo? Basta, falle. Ci sta seguendo Babbo. Basta. Ma che cazzo è? Ma poi perché? Ma perché? Che ci vuole a non sbattere l'occhi, scusa? Una fotografia? Attenzione! Mamma, ho paura! Ma come cazzo fa? Non... Guarda! Mi sa che è morto, una scritta in chat. Basta, per favore. Mi sa che Guinness World Record, eh? Attenzione. Boh, come cazzo ha fatto, eh? Non pensavo si potesse fare una roba del genere, ma è bravissimo. E ride, vabbè, che devi fare? Piange. Andiamo avanti. Un altro globo. E qua parte la faccenda simpatica, perché sto globo trova praticamente... Ha previsto il futuro Panetti, in che senso? Ovviamente subito l'entrata.
Non ho parole. So che il tuo Pokémon preferito è Gengar, quindi ho iniziato con lui per realizzare il suo team, il tuo team di Pokémon. Dato che però non sono a conoscenza di altri 5 che ami di più, ho pensato di aggiungere una settimana, così sarei proprio tu a dirmi una alla volta in live domenica in domenica. Ma, ah, Ganzo, cazzo, però. Ma bello, cazzo, questo, bellissimo, boh, con l'album in mano, tra l'altro. Fighissimo. Allora te ne dico un altro, i miei preferiti. Ti dico... che mi garba tantissimo, sottovalutato, Oulucha. Vai, Oulucha. Bellissimo Pokémon, stupendo. Ok, la sync perfetta con J-Taz. Tutto. Quindi questa reaction è totalmente fake. Come tutte le battute, le cose che ho detto, come, e come tutte le cose che dico ogni giorno della settimana su questo canale. Ottimo. Cazzo, un coro d'opera. Ma cosa ha detto? No, cazzo, lo devo recuperare. Cosa ha detto Citazzo di questa roba? È uscito fuori proprio della durata precisa, perché mi sembra che ci siamo fermati insieme. Vero. Ti ha insultato e ti denuncia. Perfetto. Grazie Scrittato. A Andri, grazie a Fei3 e a Pippo Raudo per i 100 pippoli. Non penso che sia che sia vero, però grazie, Getazzo, ti abbraccio. Cenere bianca. Ma cos'è questo? Questa è tipo una sorta... Bello, sono io con la pitta di Natale a Tokyo. È una roba impressionista, così. The Last of Us, la serie trailer vista. Bella sta composizione, comunque sì. Grazie a Dia Zing. Grazie mille. Fighissimo con questa cosa patchwork, con lo scotch, strano. Grazie Cenere Bianca, fighissimo. È il mio primo contatto con Kamakura, questo, fighissimo. Di Natale a Tokyo. Dario, né più né meno. Stupenda. Non ho a dire niente. È clamorosa. Sono io. La tengo nel portafoglio in attesa dell'autografo per santificarla. Vediamo. Borda. Sant'Andrea a Pontedera. Ma questo non è l'originale Santino, eh? Attenzione, attenzione. Sì, l'ho visto il telegiornale di Maria Ozawa. È un grande porno quello, secondo me. Racconta qualcosa. Dario, è la prima volta che posso, sapendo la tua passione per il collezionismo, vedendo questo video, volendo ti partecipi a questa collaborazione stupenda. La collaborazione tra Initial D e Nike mi mancava, effettivamente. Fighissime. Fighissime. Ma sono fake. Ah, purtroppo sono fake. Peccato. Uno su tre. Vabbè, fa vedere il back là, comunque non è questo il vero Santino, attenzione. Peccato, sono fake, però io. Dario Moccia Meme. Cos'è sto video? Bello. Che cazzo di video? Ma poi non potevi caricarlo direttamente su Reddit, invece caricarlo su YouTube e poi postarlo. Cioè, io veramente non ha senso questa cosa. Grazie Dembo, grazie Sponzio, grazie Magro, grazie SS Alessio, Mister Sbiriguda, grazie Globo, benvenuto, Socrate, Giochi e Matteo. Senti la voce, ragazzi. Ma perché ho fatto quella cazzata all'inizio? Non ce la faccio più. Ah, qui c'è fatta addirittura la carta. C'è fatto la carta custom. Bellissimo. Trovata la vasca per la casa nuova. No, ma non ci sarà la vasca in casa nuova. Trovata a corri la vita. La fan art, vediamo un po'. Bedina, bello lo stile, mi piace molto. Cazzo, dopo mi studio il tuo Instagram, perché è stranissimo, mi piace tutto così roccioso, bello, con le linee grosse, mi piace. Sì, sto cercando casa nuova, però sono indeciso. Ok. Dopo quella live con Dario e Data, tutto il percorso è stato in discesa. That's a revelation. E quello è il coglione di Mulo. Never seen anyone do that. That was so grim. It literally was off balance. Nom nom nom. Stop filming and just eat it.
Ma c'è davvero dentro a questa serie? No, non c'è, dai. O sì, c'è Giorgione? Sì? Che bellezza. Che bellezza. Ma quante cazzo di serie stanno facendo in Italia, eh? Ora questa qui della BBC, poi c'è stata quella di... ragazzi, aiuto, aiuto. James May, tra l'altro ha elogiato tantissimo l'Italia, condivido tra l'altro quasi tutto quello che ha detto sull'Italia. Sono molto molto contento. A Don Matteo Corralbova ci importa una sega. Nino Cuni, Luci Cogno fa numero uno di Volpesco. Non ci devi scrivere per forza, Oliver, sì non te vai. Che poi scrive più a Gnuco Live, Ciccio Merlo e quello che te pare. Basta che ci credi davvero in quello che scrivi. Perché è scritto per forza. Divertente. Che bello il frutto con gob. Chi non sa, chissà. Esatto, ma andiamo avanti. Sì, bravo. Rimbo del film del 30K riporta in auge un vecchio pensiero già dagli Anubi portato avanti. A me piace molto di più la pizza del kebab bar rispetto a quella tipo napoletana. Sto per dire una bestemmia incredibile. Però io la preferisco quella tipo con la mozzarella che va tutta giù. Cioè questa qua invece è bella marcia, tutta con la mozzarella attaccata. Mi piace molto di più. Va bene. Scusa, non lo stavo nemmeno ascoltando, tra l'altro. Che cosa mi piace, la pizza napoletana o quella del kebab bar? Te l'ha detto adesso, amico? Davvero? No, l'ha detto. Ah. Non stava palesemente ascoltando, cioè. No, ragazzi, stiamo scherzando. Sì, bravo. Ma poi perché l'audio doppio? Sì. Ma sapete che adesso dirò una bestemmia, ma a me piace molto di più la pizza del kebab bar rispetto che quella tipo napoletana. Sto per dire una bestemmia incredibile. Però io la preferisco quella tipo con la mozzarella che va tutta giù. Cioè questa qua invece è bella marcia, tutta con la mozzarella attaccata. Mi piace molto di più. Va bene. Scusa, che cosa mi piace, la pizza napoletana o quella del kebab bar? Va bene. Bah, io veramente non sapevo di questa clip, molto interessante. Va buono, ragazzi, dai. Pizza morte, un canale pieno di sorprese. Pizza morte.